Sono molto contenta di conversare quest'oggi di un argomento che a me piace molto e con una persona che mi piace altrettanto, che è Maria D'Andrea, che è un'archeologa molto appassionata del suo lavoro, che ha scelto di fare il suo lavoro in Calabria. Con lei voglio affrontare proprio l'argomento dell'archeologia al femminile, quindi il ruolo che le donne hanno avuto e stanno avendo all'interno, diciamo, di un mestiere che fino a qualche tempo fa era prettamente maschile, e il segno che queste donne stanno lasciando man mano che il tempo passa. Buongiorno Maria, sono Buongiorno. molto contenta di averti con me oggi e allora vorrei partire subito proprio, entriamo proprio nel cuore dell'argomento, quindi l'archeologia e le donne. Parliamo un po' intanto del perché si sceglie il mestiere dell'archeologo e dell'archeologa e in che cosa consiste. Grazie, buongiorno, grazie Rosanna, grazie Giuseppe per questa bellissima opportunità. La stima è reciproca perché insomma voi siete altrettante belle persone per tutto l'ottimo lavoro che fate al servizio dei beni culturali. Mi fa piacere poter parlare di questo argomento perché l'archeologia in questi ultimi tempi è come se fosse diventata un grande film, un grande spettacolo teatrale dove noi vediamo soltanto l'ultimo momento, lo spettacolo, il film, eccetera, eccetera, e non sappiamo tutto quello che c'è dietro. Dietro ci sono cose bellissime, ma ci sono cose anche molto brutte. Ci sono storie di sfruttamento, storie di precarietà, eccetera. Però io voglio partire da quando ho deciso di fare l'archeologa. Molti miei colleghi si sono appassionati a questo, all'argomento, alla materia e quindi anche al lavoro durante il corso dell'università, durante le lezioni dell'università. Io ho iniziato molto presto perché avevo una maestra molto simpatica che ci parlava degli uomini primitivi, quindi in terza elementare mi è scoppiata questa grande passione e da lì è stato un crescendo perché io ho sempre detto di voler fare l'archeologa. Quindi ricordo che ritagliavo tutti gli articolini che trovavo nei vari giornali e li mettevo da parte, insomma, diciamo che sono stata appassionata, fin da bambina. Ho scelto di studiare in Calabria e ho scelto anche di rimanere a lavorare in Calabria in maniera quasi naturale, perché studiando, quell'anno mi ricordo, ero al secondo anno d'università, addirittura al primo, venne a tenere dei corsi il professore Filippo Coarelli, che è un grande archeologo e vive ancora. Collega anche di Mario Torelli che insegnava all'Università di Perugia ed ebbe un corso all'Università della Calabria dove io studiavo. Quindi da lì, diciamo, poi è partito anche il discorso del lavoro in Calabria perché si comincia a fare esperienza, si comincia ad appassionarsi ai luoghi, alle cose fisiche che la Calabria ci offre e ci offre davvero, davvero tanto. Quindi questo è stato il mio esordio nell'archeologia. Ragazzina piccolina, ora vedo che gli altri entrano anche più tardi ed entrano anche in maniera completamente diversa, molto disincantati. Noi eravamo più romantici, ecco. Ed è qualcosa che spero di aver mantenuto nonostante l'età. Benissimo. Abbiamo avuto, diciamo, un percorso anche simile
nello studio, diciamo, perché anche io avevo questa passione fin da piccolissima, poi purtroppo difficoltà, diciamo, organizzative mi hanno impedito di fare l'archeologa, però ho cercato lo stesso di rimanere nell'ambito, Nell'ambito. sì, perché insomma è la passione grande per le bellezze del territorio, per le tracce che l'uomo ha lasciato prima di noi e che dovremmo cercare assolutamente di valorizzare, di conservare e di mantenere anche per le generazioni future, per far capire quanto eravamo bravi e quanto possiamo ancora essere bravi. E Concordo. allora, parliamo proprio dell'argomento, quindi le donne e l'archeologia. Sì. Dimmi un po', ecco, dammi le tue impressioni, anche in base al vissuto tuo e alle tue esperienze lavorative. Allora, è sicuramente un lavoro bellissimo, ma è anche un lavoro difficilissimo. Ovviamente tutti diranno tutti i lavori sono difficili, tutti sono complicati per le donne. Qualcuno dice le donne arrivano sempre seconde. È vero, cioè fino a poco tempo fa il nostro ambiente era esclusivamente maschile. Nel senso che erano gli uomini a sobbarcarsi di questo lavoro che era considerato maschile, ma proprio perché per scavare ovviamente c'è bisogno anche di un. Però io mi permetto di dire che no, non si scavava fisicamente, cioè oggi c'è la cultura dello scavo fisico, cioè noi archeologi e archeologhe prendiamo in mano anche gli strumenti, ma una volta c'era De Francisci, che è stato un grande archeologo, è stato un grande soprintendente anche calabrese, diceva che l'archeologo è colui il quale interpreta quanto gli operai hanno scavato. Non funziona così. Quindi anche il discorso e l'alibi della forza fisica non ha senso. Le donne hanno cominciato ad avere un ruolo importante grazie anche a una serie di figure femminili che per esempio possono essere, non so, mi viene in mente Paola Zancani Montuoro, sarà anche per la sua vita travagliata, per tutti i problemi che ha avuto, però è stata una donna che ha fatto da apripista e lei studiava anche alla scuola archeologica di Atene con un altro gruppo di donne, con quest'altro gruppo di donne ha fatto sì che ci fosse proprio un'apertura nonostante cioè l'atteggiamento un po', come dire, da parte degli uomini, dell'archeologia uomini, che consideravano le donne come una sorta di spalla per loro, per dargli appunto la possibilità di studiare. Cioè le donne non potevano stare sullo scavo, ma magari potevano stare a studiare i papiri, potevano stare a decifrare qualcosa, potevano ripulire il pezzo, eccetera, eccetera. Invece diciamo che dagli anni 50 in poi c'è stato questo grandissimo cambiamento e quindi c'è stato un grande ribaltamento. Ora praticamente sono più le donne, c'è un'altissima percentuale, mi pare che siamo arrivati al 70% di presenza femminile in questo ambiente, però purtroppo le donne sono sempre seconde, perché i posti di prestigio, quelli di ruolo, di grande responsabilità, direttori dei musei, eccetera, eccetera, vanno sempre, l'abbiamo visto anche ultimamente con tutti questi concorsi. E diciamo che per le donne è difficile perché le donne degli anni 50, questi che facevano la scuola di Atene, dicevano spesso che dovevano scegliere tra la famiglia è il lavoro. Io credo che questa cosa non ci debba essere questo problema. Cioè, credo che si possano fare
entrambe le cose si possono fare anche bene. Certo, noi fatichiamo molto, molto di più. E per gli uomini è più semplice perché c'è sempre una donna dall'altra parte, che sia la moglie, la compagna, la mamma, la sorella, eccetera, eccetera, che li avvantaggia. Noi, prima di andare sullo scavo, magari dobbiamo organizzare, la famiglia, La accompagnare i famiglia. bambini a scuola, eccetera, eccetera. E dico che è un mestiere molto, molto bello, ma è reso complicato da tutte queste situazioni che spesso vengono anche acuite dagli atteggiamenti, non solo dagli uomini, ma anche dalle donne stesse. È un ambiente molto competitivo. Dove esistono, nonostante si parli di cultura, io l'ho scritto anche in un volume dedicato al dottore Nusdeo, dove praticamente ci sono state persone che per risentimenti e malumori vari magari hanno rifiutato di contribuire con un lavoro all'interno di questo volume. Dico che nonostante si tratti e si parli di cultura, continuiamo ad avere anche questo tipo di atteggiamento. E sicuramente le donne fanno molta fatica proprio a raggiungere posti di rilievo. Però poi chi sceglie di fare questo mestiere e sceglie di non abbandonare il campo, perché spesso e volentieri siamo costrette. Io mi ritengo fortunata, mi ritengo una sopravvissuta, mi ritengo una persona, una tipica testa dura calabrese, nel senso che non mi sono mai fatta spaventare, perché ci sono stati tanti colleghi che hanno dovuto Abbandonare. abbandonare questo lavoro proprio per la precarietà. E la cosa più grave è che questa precarietà ci è richiesta dallo Stato, perché noi lavoriamo per lo Stato, gli incarichi li riceviamo dallo Stato, e quindi la maggior parte dei nostri lavori sono lavori dipendenti, si può dire dipendenti statali, non siamo Certo. strutturati, però siamo pagati dallo Stato. Ebbene, lo Stato continua a sfruttarci perché allo Stato fa comodo avere queste persone che, nonostante tutto, si occupano di archeologia, e se ne occupano in questi ultimi anni comincia a cambiare l'archeologia. Infatti, io anche di questo volevo parlare con te perché, appunto, anche in considerazione di quanto hai detto prima, cioè la differenza di visione tra noi, mi metto nel mezzo anch'io a questo punto, nel periodo degli studi, diciamo, di archeologia e le nuove generazioni. Quindi noi, con la visione dell'archeologo molto romantica, che è anche molto appassionata nel momento in cui magari si effettuava uno scavo, anche alla scoperta del piccolo pezzo, si facevano salti di gioia. Ha invece le nuove generazioni, che fanno questo lavoro, ma forse con un po' più di pragmatismo, quindi mettendoci anche forse un po' meno entusiasmo rispetto a quanto se ne metteva un tempo. E poi anche la diversità proprio del lavoro, in sé, quindi che tipo di lavoro faceva prima l'archeologo e che lavoro invece adesso, cioè, fa. Se ci sono, diciamo, dei cambiamenti sostanziali e in che cosa consistono. Allora, una volta praticamente lo scavo si può dire che era quasi soltanto ricerca, nel senso che era la soprintendenza, le varie soprintendenze che operavano sul territorio e avevano la possibilità, durante gli anni, di programmare, ma spesso non erano nemmeno scavi programmati, erano scavi, come si chiamavano allora, d'emergenza, soprattutto Grazie. nelle città come Reggio Calabria, Crotone, Vibo Valentia, dove praticamente le città antiche
sono al di sotto delle città moderne. Quindi sì, quello che si poteva fare, ed era una grande attenzione, perché le soprintendenze erano strutturate in modo tale da avere il controllo del territorio, cosa che ora si è perso. Quindi allora erano due, diciamo, le istituzioni che si occupavano della ricerca. Nonostante fossero scavi di emergenza, c'era la possibilità anche di studiare da parte dei collaboratori. E poi c'erano le università che magari avevano le concessioni, quindi anche le università scavavano, studiavano e davano la possibilità agli studenti di fare esperienza. Ora è cambiato totalmente, perché le soprintendenze si sono sganciate dai musei, e per cui la gestione del territorio diventa difficile nella misura in cui seguire uno scavo nel territorio pone anche il problema, ad esempio, sembrerà una cosa banale, ma è un problema gravissimo, di dove depositare il materiale. Quindi cominciano a esserci problemi sostanziali da questo punto di vista. Ma poi è cambiato anche il discorso della narrazione, degli allestimenti dei musei. Mentre prima venivano allestiti musei solo ed esclusivamente da studiosi per gli studiosi, ora invece c'è una grandissima richiesta da parte della gente comune, tra virgolette, da chi giustamente vuole conto, vuole capire, vuole conoscere, vuole sapere, anche perché, e lo ripeterò fino alla nausea, questi lavori, gli scavi, gli allestimenti museali, la ricerca, eccetera, eccetera, viene finanziata con soldi pubblici. Quindi è giusto che le persone, che tutti, noi studiosi e le persone comuni, abbiano contezza di questo, di quello che c'è. Quindi è cambiato in questo senso. Noi abbiamo i magazzini che scoppiano di materiale, però c'è qualcuno che se li tiene ancora chiusi nel cassetto, se li porterebbe nell'altro mondo, pur di non farli vedere agli altri e di non farli studiare e magari di non esporlo. Però con questa nuova mentalità, che secondo me non è data, come dice qualcuno, dalle nuove generazioni, io credo che sia un'evoluzione normale, credo che ci sia stata anche una presa di coscienza da parte di chi dirige le soprintendenze, cioè ci siamo dovuti adeguare. È chiaro che le nuove generazioni hanno dato una mano, quindi con le nuove tecnologie, studiando il più possibile, rimanendo però sempre sull'argomento e sul testo scientifico, per porgere agli altri queste nuove ricerche. E poi c'è un'altra piccola, permettimi di aggiungere questa cosa, tutte le opere pubbliche e private devono avere la possibilità di essere sottoposte al giudizio della soprintendenza, che in quel caso dovrà dire non solo se si potrà fare quell'opera, ma se è necessaria anche una sorta, si chiama archeologia preventiva. Quindi praticamente gli archeologi corrono dietro alla SNAM, all'Enel, insomma alle società che si occupano di forniture di beni come acqua, eccetera, eccetera, per seguire questi. Quindi è un'archeologia sempre di emergenza, perché noi abbiamo la possibilità eventualmente di indagare quel pezzettino di struttura che troviamo, che intercettiamo nel momento in cui facciamo lo scavo. Quindi diciamo che è cambiato completamente, mentre prima c'era quel discorso romantico di cui dicevamo prima, che si andava sullo scavo, si preparava, si faceva lo scavo di 20 giorni, poi si lavava i cocci, eccetera, eccetera. Ora è tutta una corsa rispetto a situazioni che chiaramente devono poi essere valutate e vagliate, perché è chiaro che intercettare un muro di epoca romana, intercettare qualcosa di antico, significa far spostare il tracciato. Insomma, ci sono delle implicazioni completamente diverse. Quindi per me è cambiato anche da questo punto di vista. Sì.
E questo magari potrebbe essere un ulteriore spunto per un'altra conversazione, magari coinvolgendo anche altri attori, quindi altri interlocutori, Certo, che possano anche, insomma, aggiungere all'esperienza dell'archeologo anche purtroppo le difficoltà organizzative e logistiche degli scavi di emergenza o degli scavi successivi appunto a dei lavori di pubblica utilità, perché giustamente poi si rendono necessari nel momento in cui lo infatti, scavo infatti. è una scoperta anche rilevante per la storia dell'uomo. Quindi L'aspetto sicuramente. positivo, se posso dire, è che praticamente ora ci si rapporta, mentre prima eravamo tipo delle mosche bianche, maschi e femmine, uomini e donne, ora c'è una sorta comunque di abbiamo fatto coming out, no? Cioè ora ci conoscono tutti, ora l'archeologo è una figura, io mi ricordo la prima volta che dovevo compilare la mia carta d'identità, mi chiesero che lavoro e io dissi archeologa e questi mi guardarono e dissi ma non esiste nell'elenco, esisterà, quindi sono stata lungimirante, mi sono poi dice ma noi non possiamo scrivere perché nell'elenco delle professioni non Certo, esiste. non risulta. Io mi sono imposta e ho detto: ma io faccio l'archeologa, cioè era da poco, lavoravo, ero giovanissima, però con la sicumera veramente dei ragazzi mi sono imposta e mi sono fatta mettere archeologa. Quindi ora ci riconoscono anche, diciamo, in un certo modo, non ci vedono, ci vedono come professionisti. Con i quali noi ci rapportiamo, quindi ci rapportiamo con l'ingegnere, con il geometra, con Sì. l'architetto progettista, con il geologo, quindi anche con una serie di professionalità con le quali prima avevamo Dei raramente rapporti, dei quindi, collegamenti. quindi questo diciamo che è positivo, questo sicuramente è positivo. Assolutamente sì, assolutamente sì. E quindi la figura dell'archeologo però dà anche spazio proprio per l'ambito nel quale si colloca, quindi della ricerca, della tutela e della valorizzazione, diciamo, dei reperti archeologici, dà spazio a nuove riflessioni su queste tre parole, che molto spesso vengono anche scambiate quasi come sinonimi. Mentre hanno delle peculiarità tutte loro, cioè ogni parola racchiude in sé un determinato ambito lavorativo e aspetto del bene culturale, del reperto archeologico. Sì. Vuoi darmi una tua opinione in merito a questo? Sì, questa è un'altra cosa molto interessante e ti ringrazio per averla richiamata perché come giustamente spiegavi tu, è vero, confondono spesso questi tre nomi che si occupano di questi tre che si occupano di cose completamente diverse, perché la ricerca, abbiamo spiegato che cos'è, la ricerca la può fare soltanto un organismo accreditato, quale può essere la soprintendenza, quale può essere l'università, gli istituti universitari, anche stranieri. Diciamo che negli ultimi tempi è stata data la possibilità, lo si è sempre fatto, diciamo, in Italia, lo si è sempre fatto per esempio per Roma e per altre regioni come vabbè, appunto il Lazio e la Toscana, però di recente ci sono anche grosse università straniere che per esempio vogliono lavorare in Calabria, nell'Italia meridionale e quindi hanno la concessione da parte del Ministero, l'autorizzazione a fare questi lavori. Quindi fanno la ricerca, si fa ricerca, quindi si fa lo scavo, viene tutto sistemato, catalogato, disegnato, quindi questa è una fase. Però poi a questa fase succede un altro momento, cioè queste cose che sono state tirate fuori, queste mura, queste strutture, queste tombe, questi abitati, vanno tutelati. Tutelati significa che bisogna fare in modo
che nessuno possa danneggiarli, nessuno possa creare dei problemi. E poi invece c'è un altro aspetto, che è quello della valorizzazione. Quindi sono tre momenti diversi che possono essere, spesso possono anche, come dire, far parte di un unico, però deve essere un soggetto, come può essere, che so, il ministero, no? Il ministero che ha l'opportunità di scavare, poi il ministero, è chiaro, che tutela con tutti gli organismi periferici, gli organi periferici, tutela, e poi può anche progettare di valorizzare. Però in questo momento... Se io aggiungerei anche altri due elementi che giustamente rientrano nell'ambito della tutela, che sono quelli appunto della conservazione e del restauro. Quindi altri due aspetti. Perfetto. Che fanno sempre capo poi alla fine a una supervisione ministeriale che giustamente ha... l'ingrato compito, però proprio perché il patrimonio italiano e calabrese è ingente, di dover badare a tante situazioni completamente diverse l'una dall'altra. E per questo motivo io ultimamente, negli ultimi anni, sono più convinta che non bisogna più scavare, nel senso, non che non bisogna più fare ricerca, perché noi abbiamo i magazzini pieni di materiale. Ecco, possiamo intanto occuparci dello studio, del restauro di questi materiali, perché della catalogazione, perché il problema qual è? Nel momento in cui viene portata alla luce una struttura, non la si può lasciare così come noi l'abbiamo trovata, perché certo, diversamente andrebbe distrutta. E quindi, come giustamente dici tu, interviene il discorso del restauro, che anche a livello di costi sono molto gravosi, onerosi, per cui restaurare un sito, se poi non lo si protegge, sì, quindi diventa anche quello un problema. Per quanto riguarda la valorizzazione, io sono dell'avviso che questo aspetto possa essere curato, certo, sempre con la supervisione del ministero, perché al di sopra di tutto ci sta il ministero, ma possa essere curato anche da privati, perché è inutile fare gli schizzinosi, non vogliamo i soldi dall'estero, non vogliamo i soldi dai privati. E se c'è qualcuno che può mettere a disposizione una risorsa economica per salvare dal degrado un monumento, ben venga. È chiaro che il privato non potrà farne carne da macello, certo, nel tempo, utilizzare questi beni. I beni vanno utilizzati per quello che sono, devono avere rispetto, perché è chiaro che i monumenti, anche questa è una cosa che dico in continuazione, non sono fatti soltanto per farci selfie o servire per sponsorizzare noi stessi, servono per essere visti, per essere fruiti, ma in maniera dignitosa, perché non possiamo svilire un castello, non possiamo svilire un museo, e andranno fatte delle manifestazioni congrue con quello che il monumento o l'area archeologica o il museo ci può offrire. Su questo sono, come dire, sono al 50%. Nel senso che apprezzo moltissimo l'intervento del privato, ma l'intervento del privato deve essere diretto e supervisionato dal ministero. Certo, e sempre poi alla fine uno scambio di esperienze, cioè il privato con il pubblico messi insieme devono contribuire a rendere la fruizione e la valorizzazione del bene archeologico, storico, architettonico quanto più ampia e accessibile possibile. E in questo caso anche l'ingresso delle associazioni di volontariato, piuttosto che delle società che si occupano anche di portare in giro i turisti, dei tour operator, cioè tante figure che si mettono insieme in una rete che tanto viene declamata, una rete virtuosa,
che porta appunto alla conoscenza sempre più approfondita di questi monumenti alla loro, e al loro apprezzamento da parte del pubblico straniero, non solo straniero, ma soprattutto anche italiano, perché è giusto che ognuno di noi abbia contezza piena di quello che è il nostro bellissimo patrimonio, affinché poi episodi anche di noncuranza o di addirittura proprio di scempio che viene fatto sui monumenti possa essere totalmente allontanato, ecco, dal nostro territorio. Questo sarebbe una cosa, insomma, un sogno che si avvera nella mia mente, forse ancora un po' troppo sognatrice, ecco, da questo Sì, punto di troppo vista. romantici, ma io dico sempre che è bene mantenere, io sono orgogliosa di mantenere, ripeto, nonostante la mia età, di mantenere questo romanticismo, di essere resistente, perché porta, secondo me, alla fine porta i buoni frutti. Mi rendo conto che quello che pensavo molti anni fa, oggi è attualissimo, perché quando dicevo alla mia amica funzionaria, chiediamo uno sponsor, e lei mi guardava un poco stranita, come per dire che è questo sponsor, e io dicevo no, perché noi mettiamo un cartellone, pubblicizziamo la sua azienda e lui ci dà i soldini per continuare a fare lo scavo, perché sennò in 15 giorni non riusciamo a capire niente. Qual è poi il problema? Il problema è che l'archeologia non è più vista come una iattura, come un problema, ma deve essere vista come una risorsa, perché se diventa una risorsa, viene anche accettata dagli altri. Noi non siamo stati ben visti per tantissimi anni perché ci hanno considerato, soprattutto in questi siti dove c'è questa stratificazione, come dei mostri, come quelli che arrivavano e dicevano: no, qua non si può costruire perché c'è. E la Mettevate i gente. bastoni fra Brava, brava, e le ruote, ecco. quindi dice come? E noi dobbiamo costruire per queste quattro pietre. Allora, quando veniva spiegato che non erano soltanto quattro pietre, io vedevo che la gente era piuttosto entusiasta. Quindi significa che se queste cose, queste situazioni vengono raccontate e vengono narrate in una maniera completamente diversa, probabilmente ognuno di noi capisce di che cosa si sta parlando. E l'archeologia quindi non viene più vissuta al maschile o al femminile, non viene più vissuta come qualcosa di pericoloso, come qualcosa che ci intralcia, come qualcosa che ci crea problemi, ma come qualcosa che invece ci può arricchire. Perché ritengo che l'archeologia oggi sia molto, molto attuale anche per molti temi che tratta. E quindi penso positivo da questo punto di vista. Eh sì, assolutamente, perché in ogni caso siamo sempre noi, cioè noi al passato, e quindi è soltanto un modo di far conoscere quelle che erano le abitudini, gli usi, i costumi di quelli che sono venuti prima di noi, che erano i nostri progenitori. Quindi è la nostra, noi siamo la loro prosecuzione, ecco, quindi se siamo arrivati fino a Infatti, qua. anche perché con la ricerca queste notizie, queste informazioni crescono sempre di più, soprattutto per quanto riguarda la cultura materiale, mentre per esempio le fonti scritte ormai sappiamo che sono quelle, tranne rari casi non abbiamo più niente. Per quanto riguarda la cultura materiale, quella cresce sempre di più e ci dà sempre la possibilità di capire come vivevano i nostri antenati e che cosa noi abbiamo oggi, come possiamo ricevere questa eredità che appunto è molto importante. Ah, grazie Maria, io spero di averti ancora ospite in un'altra delle nostre chiacchierate, e nel frattempo ti auguro tutto il bene del mondo, spero di rivederti il prima possibile, ci salutiamo e a prestissimo. Grazie, grazie a voi per questa bellissima chiacchierata, per questa opportunità che non è la solita chiacchierata sugli aspetti archeologici, scientifici, eccetera, eccetera, ma è qualcosa, un dietro le quinte, ripeto, come se
fossimo andati dietro in teatro o a guardare tutto quello che insomma può succedere in questo nostro ambiente, che ripeto è un ambiente molto, molto bello ma difficile. Però noi parliamo soltanto degli aspetti positivi perché vogliamo lanciare un messaggio di speranza. Infatti, e speriamo che le donne possano ancora avere un ruolo importante da qui anche nel futuro con le nuove generazioni in questi campi bellissimi della, della vita dell'uomo. E soprattutto io mi auguro che facciano, come dire, comunella tra virgolette, comunella buona, comunella buona. Soprattutto. Grazie. D'accordo. Grazie ancora. Buongiorno. A presto, a presto. Grazie a voi, grazie a voi. Ciao Maria. Ciao.